lunghissima, se procede a un passo molto lento. Io proverò a fare una cosa, mi dice due domande soltanto. Presidente, le passo David Parenzo e Concita De Gregori. Proviamoci un attimo. Come va, prego, buonasera. Buonasera a lei, grazie intanto in questo nuovo metodo peripatetico dell'intervista camminante. Senta, allora, una cosa al volo. Lei ha detto che è molto stancante fare il leader di partito. Si addice a Bologna, città universitaria. Senta, lei no, ha detto... No, io volevo... Allora... Era l'estrapolazione di un ragionamento molto più ampio. Il senso del ragionamento è: se si lavora seriamente per il bene dei cittadini, per il bene comune, ci si impegna sempre sino allo stremo delle forze ed è un impegno enorme. Ma questo non significa né, come qualche maligno ha voluto interpretare, che voglio lasciare o che sono già stanco, anzi. Vi dico anche che con questo entusiasmo e calore delle persone si moltiplicano le energie. Il nostro è un progetto di lungo termine, quindi avremo tutto il tempo per realizzarlo, per seguirlo, per dare efficacia al nuovo corso del Movimento 5 Stelle. Perché in realtà, Presidente, sono Concita De Gregorio, buonasera, grazie di rispondere alle nostre domande. In realtà si ha la sensazione che lei nella sua nuova versione debba ancora cominciare. Cioè, attendiamo tutti il debutto, non, la, diciamo, non il prepensionamento. Da cosa comincerà? Quando debutta sulla scena? Sì. No, ho iniziato adesso, guardi, ho iniziato in questi giorni dialogando con le persone. Qui non so se riuscite ad avere una panoramica della piazza, c'è tanto calore, le persone vogliono, hanno voglia di dare un contributo all'elaborazione dei progetti politici, di dialogare, di contribuire a tenere alta la politica nei suoi obiettivi, nella sua logica di azione. Quindi ho iniziato in questi giorni e incontro tantissime persone, tantissimi cittadini, mi fermo a parlare con loro, ho iniziato da Napoli, avete visto, ma poi sono passato qui al nord, questa sera a Bologna, e secondo me è questo che innanzitutto dobbiamo fare, recuperare questa capacità di ascolto che ahimè c'era stata anche compromessa per la pandemia, per il distanziamento. Presidente... L'ascolto, tutti quanti siamo passati alla modalità in remoto, beh, a sì. Zoom, però chiaramente bisogna anche ritornare a guardarsi negli occhi, a parlarsi di viso, di persone. Presidente, lei conosce Annalisa Cuzzocrea? Salve Presidente, sono Annalisa Cuzzocrea, approfitto per una domanda al volo. E come non la conosco? Buonasera dottoressa Cuzzocrea. Buonasera, domanda al volo, lei è a Bologna, vedo molto calore intorno a lei, molto calore ha trovato a Napoli, dove correte insieme al PD? È quella la nuova strada? Oh, devo essere preciso, ho trovato anche molto calore dove corriamo da soli. Però a parte la battuta, che è anche una verità, sicuramente il nostro obiettivo è stringere delle progetti politici condivisi con il PD e dovunque l'abbiamo potuto fare l'abbiamo fatto. Ovviamente dobbiamo anche tener conto che soprattutto quando ci sono competizioni locali, territoriali, ci sono dei condizionamenti locali, ci sono delle storie diverse che non si possono annullare dall'oggi al domani. Io dico sempre che delle decisioni prese dall'alto, delle forzature, rischiano di compromettere un percorso perché non sono comprese, capite, dai cittadini. Però noi siamo sempre disponibili e devo riscontrare che la medesima disponibilità c'è anche dal PD a lavorare insieme, a metterci intorno a un tavolo, a confrontarci, però avendo sempre di vista gli obiettivi nell'interesse dei cittadini. Le passiamo anche per l'altra domanda il direttore Ferruccio De Bortoli, collegato da Camogli. Prego Ferruccio. Velocissimi perché qui la situazione che... ambientale sì, è però molto De Bortoli confusa. Non si può negare la domanda. De Bortoli non può dire di no. Non si può dire di no, De Bortoli, nessuno non si può dire di no. No, non si può no, dire no, di per no. Carità. Direttore De Bortoli, però, prego. Tornerei sulla... Buonasera Presidente. Tornerei sulla maliziosa buonasera. Domanda iniziale di David. Allora forse però la fatica della politica come capo del Movimento 5 Stelle è forse superiore a quella di Presidente del Consiglio, però probabilmente le apre anche una prospettiva di rapporto con i militanti, con la gente, che prima era diversa. No. Mi risponda su questo. No, che guardi, differenza c'è? No, direttore, le rispondo come sempre molto francamente, direi proprio di no.
anche perché credo non sia lei un attento osservatore, non sia sfuggito neppure a lei che quando ho assolto il compito di Presidente del Consiglio dei due governi non mi sono risparmiato con le energie. Il primo anno soltanto 40 missioni all'estero e poi è venuta la pandemia che ha richiesto tutte le energie mie e dell'intera squadra. Quindi direi che per ogni incarico pubblico, che può essere anche quello in questo caso il leader di partito, ma non certo di meno che per Presidente del Consiglio, se uno lo fa con sincerità, con spirito di autentico servizio, è difficile risparmiare energie. Era questo il senso della mia osservazione, era questo il senso del mio intervento. E quindi è una fatica enorme, ma il fatto che sia stanco, beh, non lo direi, insomma, se andata stamattina presto, abbiamo girato tanti comuni, continueremo domani. Ma ripeto, il calore della gente, l'entusiasmo che qui raccogliamo, la voglia di dialogare, di farsi ascoltare, è un moltiplicatore di energie. Presidente, grazie. Nel ringraziarla e nel salutarla, la invitiamo in studio naturalmente. Le faccio solo un'ultima battuta perché abbiamo qui anche Fabrizio Barca e cominceremo adesso una discussione su Roma. Lei è a Bologna dove il candidato saluto è unitario. Saluto anche il dottor Barca che ho incontrato. Ha incontrato Presidente del Consiglio col quale ho avuto un ottimo scambio. Ecco. Però velocissimi perché veramente ho bloccato tutto. No, solo questo, per passare la palla a Barca, le volevamo chiedere. Io anche ho qui Luigi Di Maio con me, certo. Ho il candidato Lepore, ho bloccato tutti. Un secondo solo, ma su Roma non sarà altrettanto facile, no? Le amministrative romane costituiscono un problema per lei. No, guardi, dobbiamo affrontare la realtà e parlare sempre ai cittadini in modo molto franco. Prima parlavo di condizionamenti anche territoriali, storici. Su Roma usciamo da un'esperienza in cui il Movimento ha corso da solo e il PD ha fatto un'altra scelta. Adesso all'appuntamento elettorale il PD ha fatto una diversa scelta. Noi la rispettiamo, noi corriamo convintamente per sostenere Virginia Raggi. Crediamo che abbia fatto, siamo convinti più che credere che abbia fatto bene. Sicuramente c'è stato un periodo iniziale in cui ha avuto delle difficoltà anche per le inchieste giudiziarie che ne hanno rallentato e compromesso un po' la velocità e la rapidità di azione, però adesso su Roma ci sono tantissimi risultati, si possono toccare con mano. Crediamo che meriti il rinnovo del mandato. Grazie Presidente, l'aspettiamo grazie in studio. Davvero, grazie della pazienza. A voi tutti, volentieri, grazie. È ottimo anche Sapino.